Altra puntata di Chi l'ha visto successiva. Stavano lavorando, poi si lavora, vi avevamo già parlato che era stata trovata una traccia di DNA, c'è cioè una novità importantissima legata proprio a questa traccia di DNA lasciata quel terribile giorno, ma non solo. Io però prima di tutto voglio salutare la mamma di Nadacella, la signora Silvana, che è in collegamento con noi. Buonasera Silvana. Buonasera Federica. Silvana. Precisiamo che questo importantissimo DNA a oggi non ha svelato determinate presenze, per quello che se ne sa naturalmente. Ragioniamo su quello che tutti possono sapere, poi ci sono degli atti e andremo a dare un'occhiata. Allora, il DNA è determinante o no? Se non si trova, mettiamo ugualmente sotto accusa una persona, cioè sotto imputazione? È una domanda. Allora, le novità sono davvero importanti. Il DNA, adesso vedremo insomma, di chi potrebbe essere, insomma, c'è una novità importante legata al DNA, però c'è un'altra novità legata anche al computer che usava in ufficio sua figlia Nada. Che cosa è successo? Che adesso sarà disposta dalla procura una super perizia su questo computer che in pratica abbiamo consegnato noi di chi l'ha visto alla procura, perché che cosa è successo? Che Giuseppe Rinaldi era andato a intervistare Soracco, il datore di lavoro di Nadacella, e gli aveva chiesto notizie su questo computer, lui ce l'aveva ancora, lo ha consegnato a Giuseppe Rinaldi che lo ha consegnato, possiamo far vedere il verbale di acquisizione, eccolo qua. Non male, cioè questo computer doveva essere magari in possesso o in custodia del tribunale oppure di qualche ente che fa la perizia, comunque tra i reperti. Invece viene riconsegnato a Soracco, il quale poi richiesto da Rinaldi, sì, prego, tienilo pure. Funziona così. Alla procura e dunque sarà disposta una nuova perizia su questo computer, un oggetto di lavoro importantissimo per questo caso per Nadacella. Però andiamo prima a questo DNA che è stato trovato e con Cesare Squitti e Francesca Carli vediamo che cosa è successo con la mamma Silvana. Nadacella ha 24 anni e vive a Chiavari con i suoi genitori. Lavora come segretaria in uno studio di commercialista nel centro della città. È una brava ragazza, senza grilli per la testa, timida, riservata, scrupolosa. Quella mattina, lunedì 6 maggio 1996, prende la bicicletta e corre al lavoro. Arriva prima del solito. Alle 8 è già seduta davanti al suo computer, un'ora prima rispetto alla normalità. Da quel Ecco, ma momento è. quando si presenta il caso, si ripetono cose già dette evidentemente, però parlando così all'indicativo si darebbe per scontato. Noi sappiamo che il computer ha lavorato, non se ha lavorato lei. Un'ora e un quarto più tardi, nella sede della Croce Verde di Chiavari, squilla il telefono. C'è un'emergenza. Una ragazza in una pozza di sangue in un ufficio al secondo piano di via Marsala. Quella ragazza è Nadacella. È stato il suo datore di lavoro a dare l'allarme, il commercialista Marco Soracco, che abita con la madre nello stesso stabile, ma al piano di sopra. Cos'è successo a Nada? Chi ha chiamato i soccorsi ipotizza che Nada sia caduta, battendo violentemente la testa, forse contro uno spigolo o contro la parete. I volontari dell'ambulanza giungono in pochi minuti sul posto. Subito dopo arriva la polizia. La ragazza respira ancora. Si cerca di fare tutto il possibile per salvarla. Nada viene adagiata su di una barella e portata via. È una corsa disperata contro il tempo. Al pronto soccorso di Lavagna, Nada arriva in fin di vita. È un codice rosso. È solo in quel momento che ci si rende conto che non si tratta di una disgrazia. Nada è stata aggredita. Poi l'ultimo
un'ultima disperata corsa al reparto di rianimazione dell'ospedale San Martino di Genova, dove Nada morirà 6 ore più tardi. I referti stabiliranno che la ragazza è stata vittima di un'aggressione violenta, lesioni ed ecchimosi al volto e agli arti, ferite provocate da corpo contundente e una gravissima frattura cranica. Ma chi è stato? Chi poteva odiarla tanto da aggredirla con quella rabbia? Nessuno ha forzato la porta dello studio e niente è stato portato via. Chi è entrato nell'ufficio di via Marsala 14 non è un ladro né uno sconosciuto. Nada conosceva l'aggressore, altrimenti non avrebbe aperto la porta. Da subito i sospetti cadono sul datore di lavoro della ragazza assassinata, il commercialista Marco Soracco, 34 anni, scapolo, figlio unico, attaccatissimo alla mamma. Sulla sua vita privata c'è poco da indagare. Non ha una relazione sentimentale e frequenta una scuola di ballo. Tutto qui. Gli inquirenti sospettano che il movente possa essere passionale e quel timido e riservato commercialista possa essere il possibile colpevole. Per un anno intero l'attenzione degli investigatori si concentra su Marco Soracco. Ma 14 mesi dopo il delitto, il suo nome viene cancellato dal registro degli indagati. Oggi, a distanza di 15 anni, c'è una novità sul delitto di Chiavari. Sulla camicia che Nada indossava quella mattina è stata individuata una traccia biologica, un profilo parziale di DNA. Potrebbe essere quello dell'assassino. Silvana, la sorpresa è stata che il DNA appartiene a una donna, non abbiamo... Durante un'aggressione selvaggia, con diversi contatti, sarebbe rimasta solo una leggerissima traccia di DNA, all'interno poi. Sempre detto un assassino, è stata sorpresa anche lei da questa notizia? Beh, non più di tanto, Federica, perché io non so chi sia stato, può essere una donna, può essere un uomo, non lo so. Senta, Silvana, a questo punto... Mi scusi, non a questo punto punta capo e avanti. E andiamo avanti. Non so cosa dire, Federica. Senta, Silvana, c'era anche un bottone e noi lo vogliamo far vedere sì. Oggi perché può essere importantissimo. Me lo ricordo, sì. Perché sono passati tanti anni. Con però quella stella. Un bottone è un bottone particolare, giusto, Silvana, con questa stella? Sì, una stella aveva, mi ricordo il particolare della stella. Io chiedo a tutti i nostri telespettatori, che davvero sono attentissimi e bravissimi, se vi dice qualche cosa questo bottone, considerate che tutti i nostri documenti sono anche sul nostro sito, ecco, con questa stella, potrebbe essere un bottone di un fatto da donna, ma insomma non lo sappiamo, però è un bottone particolare, davvero particolare, Silvana. Senta Silvana, sa che cosa abbiamo fatto noi? Siccome ci sono state delle donne che sono entrate in questa vicenda, ma anche... ci possono essere state delle dottoresse, siamo andati a rivedere tutte le carte con Squitti e la Carli proprio per vedere se per caso ci sono state anche donne che hanno soccorso sua figlia quel giorno. Allora vediamo che cosa abbiamo scoperto. Una donna ha ucciso Nada Cella. Quando Nada, in fin di vita, viene trasportata al pronto soccorso di Lavagna, per prima cosa, con le forbici da chirurgo, vengono tagliati e tolti di dosso gli abiti che indossava quella mattina. Dei pantaloni neri, una camicia bianca e un pullover beige. Quei vestiti vengono sigillati in una busta e poi conservati negli archivi della Polizia Scientifica di Genova. Dopo 15 anni, sulla camicia bianca di Nada, nella parte interna viene estratto un profilo genetico parziale di DNA femminile, una traccia biologica che viene dal passato e che ci parla di una donna. È
la firma dell'assassina oppure più semplicemente quel DNA di qualcuno che durante i soccorsi è venuto in contatto con quella camicia. Passiamo alla seconda ipotesi. Qualcuno nella fase dei soccorsi potrebbe aver toccato e trasferito il suo DNA su quella camicia. Nei verbali della polizia ci sono i nomi dei due volontari della Croce Verde che intervengono quella mattina in via Marsala. Sono due uomini. Quella traccia, quindi, non possono averla lasciata loro. Quando Nadacella arriva al pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna, era di turno una dottoressa. Quel DNA potrebbe essere il suo? Andiamo avanti, esattamente a quando Nada viene trasportata nella sala operatoria. Sempre da verbali sappiamo che ad intervenire sono un ginecologo, un anestesista e un neurologo. Tre uomini. Il DNA quindi non può essere nemmeno il loro. Sappiamo. Ora, perché ci sia un ginecologo non so, può essere che semplicemente si trovasse di turno, è comunque un medico, comunque magari un chirurgo, e forse perché c'è di mezzo una donna, una ragazza, lo hanno chiamato. Come potrebbe esserci qualche altra motivazione? Ricordiamoci quella ferita al pube, teorica, perché poi si tende a farla sparire dalle cronache. Però che nella sala operatoria erano presenti infermieri e alcune ferriste. È stata una di loro a toccare quella camicetta? Adesso passiamo all'altra ipotesi. Se quel DNA invece fosse di chi ha ucciso Nada. Dalle carte spuntano altri elementi che ci portano a pensare che possa essere stata una donna ad uccidere la segretaria del commercialista. A partire da quel misterioso bottone rinvenuto sulla scena del crimine. Eccolo qua. Dopo complicate verifiche, si è scoperto che quel bottone apparteneva non ad un giubbotto da uomo, come per tanto tempo si è creduto, ma ad un capo di maglieria da donna. Quel Oh, bottone. questo sì che è un momento interessante perché successivamente ritorna a essere il capo di un uomo. Eppure qua i nomi che circolano tutt'oggi sono sempre gli stessi, non sono cambiati. Oggi si dice era di un giubbotto, un paltò, quel che l'è. Dell'ex della Cecere che aveva staccato i bottoni dando poi via, oppure si erano lasciati e lei aveva detto lasciami i bottoni, che oggi potrà anche far sorridere, ma si faceva una volta, io non l'ho mai fatto, anche perché se conferisco un vecchio capo allo staccapanni o alla parrocchia di turno lo faccio con i bottoni, mi sembra assurdo levarli, ma molte persone lo facevano. Perché un bottone serve sempre se ti cade da un jeans, se ti cade da un capo che magari non è formale, non vuoi comprare però è sportivo, non vuoi comprare un bottone nuovo, sono sempre utili, è il ragionamento che si faceva una volta e quindi ci sta. Il fatto è che non è di un uomo e qui chi l'ha visto prima di buttarsi sulle ghiotte novità degli ultimi 3 anni ce lo fa sapere. L'ha perso chi ha aggredito Nadacella? Qualcuno su questo bottone sa dirci qualcosa in più? C'è poi una testimonianza che ci porta a declinare questo delitto al femminile. È una cliente del commercialista che sostiene di aver chiamato lo studio il giorno del delitto poco prima delle 9 e di aver ottenuto una risposta non dalla giovane impiegata, ma da una donna matura che sgarbatamente le avrebbe detto di aver sbagliato numero. Qui da anziana diventa matura, però davvero una ragazza giovane e sportiva e tonica, ci ripetiamo, come Nada, avrebbe dovuto soccombere per mano di una donna matura, per non dire anziana? Cioè, fattore sorpresa, ma ragazzi, abbiamo assistito a fatti di cronaca in cui anche una vittima matura si è difesa ed è riuscita a lasciare delle tracce. Qui Nada avrebbe dovuto soccombere senza un fiato. Controllato meglio il numero telefonico, lo avrebbe ricomposto e nuovamente quella stessa voce le avrebbe ripetuto con lo stesso tono seccato che aveva sbagliato numero e
perché quello non era lo studio del commercialista. Quella voce apparteneva forse alla donna che ha ucciso Nadacella. Un bottone forse di un cardigan femminile. Una voce di donna al telefono e adesso una nuova traccia biologica. È stata una donna ad uccidere Nadacella. Chi sono le donne che a vario titolo sono entrate nell'indagine? Con quella traccia c'entra forse qualcosa la ragazza psicolabile che abitava con i genitori sullo stesso pianerottolo dove si trovava lo studio del commercialista? Oppure l'amica di Marco Soracco, che avrebbe avuto su di lui mire matrimoniali? Va ricordato che dopo una serie di riscontri, i nomi di queste due donne erano stati cancellati dal registro delle persone indagate. Siamo nel 2011. Abbiamo dei progressi clamorosi, no? In campo scientifico. Oggi si dice che però non era ancora come adesso, che oggi abbiamo fatto ulteriori passi avanti strabilianti, ecco, non c'è altra parola. E tra 20 anni vi diranno che nel 2024 la scienza non era avanti come nel 2044, ma ancora dobbiamo andare avanti così? Nel 2011, dopo 15 anni, è chiaro che queste posizioni ben conosciute, con nomi che erano sulle carte, erano state stralciate con delle verifiche fatte negli anni, quindi quando si è tornati sui casi, caso chiuso provvisoriamente nel 98, però riaperto nel 99, però come avete visto avvisi di garanzia nel 2004 e altre indagini più approfondite nel 2009, arriviamo qui al 2011, non si dica che nulla è stato fatto. Dopo tutto questo tempo si dice no, persone che non c'entrano nulla, compresa la signorina Signorini. Ma oggi risuscita un nome solo, senza DNA, senza che il bottone sia del suo ex, perché abbiamo visto di un cardigan, le trasmissioni hanno memoria corta, dovrebbero guardare nei loro stessi archivi. In questa vicenda ci sono altre due donne che quella mattina erano presenti sulla scena del crimine. I barellieri, quando salgono le scale e raggiungono il secondo piano di via Marsala, sul pianerottolo trovano ad aspettarli il commercialista Marco Soracco insieme alla madre ed alla zia. La madre di Marco Soracco, la signora Marisa Bacchioni, racconta così quegli istanti. Io e mio figlio siamo arrivati alla stanza della Nada e siamo entrati. Mia sorella invece è rimasta sulla porta. Come ha visto la Nada, ha avuto una crisi di pianto ed è scappata e tornata sulle scale. Io e mio figlio siamo entrati, ci siamo avvicinati, ma non tanto, siamo rimasti al di qua della scrivania. Difatti io ho visto Nada soltanto più o meno fino alla cintura, perché una parte di lei era sotto la scrivania. E poi siamo usciti immediatamente, quindi io non sono stata molto tempo a guardare. Lei che cosa fa esattamente? Lascia il corridoio, la stanza, lo studio? Sì, sì, sì. Lo studio di Nada e il corridoio antistante io non li ho toccati. Ci tengo al fatto che io non ho toccato lo studio di Nada. Dunque, secondo le sue dichiarazioni, dobbiamo escludere che la madre di Marco Soracco, o piuttosto sua zia, abbiano lasciato quella traccia sulla camicia di Nada. Eppure quella camicia ci parla di una donna. Di chi è quel DNA? A questo punto dovrà essere la procura di Chiavari, nella persona del sostituto procuratore Francesco Brancaccio, a scoprire la verità su questo profilo genetico. Silvana, le viene in mente c'era una donna che per caso ce l'aveva con sua figlia per qualche motivo a noi ignoto? A me non risulta proprio, poi lì era un ufficio, non lo so chi andava, quale donna frequentava l'ufficio, non lo so, a me non risulta che mia figlia abbia avuto qualche donna che ce l'aveva con lei, io questo non lo posso dire perché non lo so. Senta Silvana, sa per caso se è stata fatta già la comparazione, per esempio con la dottoressa, abbiamo visto prima nel servizio c'è una dottoressa che ha tagliato i vestiti, che gliele ha tolti. No, non lo so Federica,
Allora, non so niente. Naturalmente la procura adesso disporrà la comparazione anche, noi ci farebbe piacere anche sentire questa dottoressa, perché ovviamente per escludere, no, se questa traccia di DNA invece appunto l'ha lasciata un operatore sanitario. Però c'è un'altra cosa importante, Silvana, questo computer sul quale lavorava sua figlia, noi ci siamo occupati appunto prepotentemente del caso di Nada. Che cosa succede? Che siamo riandati a sentire Soracco, il suo datore di lavoro, e che è lui che l'ha trovata così, che ha dato l'allarme. E, perché con i mezzi moderni adesso non c'è solo il DNA che conta, si può capire qualcosa di più anche dal computer, uno strumento di lavoro. E allora che cosa è successo? Che Soracco ha detto a Giuseppe Rinaldi, ma il computer di Nada ce l'ho anch'io, me l'hanno restituito, è negli scatoloni, se volete ve lo do. Vediamo che cosa è successo dunque. Gli oggetti che ho in mano sono i reperti del delitto cella, esattamente i dischetti, il backup, il disco originale rigido del computer sul quale lavorava Nada Cella. Questo è il primo, c'è scritto backup di tutto il disco C, qua ci sono 5 dischetti magnetici, ce li aveva questa è la copia del disco fisso del PC e questo è il disco fisso originale del computer, come ripeto, di Nada Cella. Questi oggetti mi sono stati consegnati da Marco Soracco, il datore di lavoro. Noi queste cose le prendiamo, le abbiamo ricevute, erano già chiuse, io non le ho toccate, non le ho aperte, adesso noi le consegneremo, ci faremo fermare un documento alla procura di Chiavari. Tutto in diretta. Reperti che dovrebbero essere altrove sono in casa di Soracco, Rinaldi li prende e li porta in procura. Tutto questo ci torna a cimbra, a me non tanto, però con chi l'ha visto per il momento ci fermiamo. Credo siano emerse molte novità, perché vedo che in parecchi non si ricordano di queste puntate. Io per fortuna le avevo. Comunque potete rivedervele perché sono sul tubo naturalmente. Un'ultima cosa per quest'altra sezione su Nada. Noi abbiamo delle foto di lei, foto abbastanza famose, altre meno, scattate in ufficio. Un ufficio che era un appartamento di base e aveva anche una cucina, diversamente da quello di Via Poma, dove se non lo era la stanza numero 5 misteriosa, io ho lanciato 100 appelli, non mi ha risposto nessuno, cosa c'era nella fantomatica stanza 5 che appare e scompare dalle piantine. Invece qua la cucina c'era. Quindi immaginiamo che Nada si facesse anche il caffè e ci fosse qualche momento conviviale. Questo gelo, questa parete di cristallo tra lei e Soracco, come vedete, già si incrina in queste cronache, se è vero come è vero, lo dice la Bacchioni stessa, io avevo un po' messo gli occhi su questa ragazza come potenziale nuora. Quindi vi siete parlati e avete scattato delle foto, perché chi può aver scattato quelle foto se non loro? Non c'erano i selfie.